Tanta commozione, tante lacrime, ma anche rabbia ai funerali di Antonio Timoneri, 82 anni, e della moglie Rita Di Miceli, 81 anni, sgozzati lo scorso 20 ottobre all'interno della loro abitazione nel centro storico di Licata. Una rapina finita in tragedia. Il paese dell'Agrigentino ha dato l'addio in una chiesa madre gremita ai due coniugi. Ai primi banchi c'erano i 10 figli, uno solo residente a Licata, gli altri 9 emigrati all'estero, 8 in Germania e 1 in Francia. Non si danno pace per la morte atroce dei genitori, che come emerso dall'autopsia sono stati barbaramente uccisi con diverse feroci coltellate, forse perché non volevano consegnare agli assassini i soldi e preziosi che custodivano in casa. Nelle parole del parroco Don Gaspare Di Vincenzo, la speranza che queste tragedie non accadano mai più. Nell'indignazione della fede chiediamo la presa di coscienza per un impegno a lottare in favore di ogni uomo, di ogni donna, con un'attenzione particolare a fermarsi accanto ad ogni fragilità umana per curarne le ferite operate dall'azione della tenda e far risplendere così la luce della vita. Le due bare di Antonio Timoneri e Rita Di Miceli hanno lasciato la chiesa madre di Licata tra gli applausi e accompagnati da un corteo di persone. Intanto proseguono le indagini della squadra mobile di Agrigento per risalire agli assassini degli anziani.